È un buon orario questo per arrivare nelle case di tutto il popolo di Sette Gold, ovviamente parliamo dei Golden Chef. Golden Chef. Golden Chef hashtag, come piace tantissimo la nostra Ilaria Mazzacco. Avrete già visto alle nostre spalle lezioni di pasticceria, quindi prepariamoci perché con il maître pâtissier Denis Dianin di D&G Patisserie, anche oggi andremo ad affrontare due straordinari prodotti della fantasia del tuo essere maestro. Un prodotto. Ah, aspetta, perché io ho lanciato la sfida. Allora parliamo di pan di Spagna. Oggi parliamo del pan di Spagna. Chi non sa fare il pan di Spagna? Soprattutto acquistato aperto, vero Cristina? Esatto. E allora avevo lanciato la sfida. Qual era? La sfida era: scommettiamo che il pan di Spagna che faccio io è più buono del suo? Bene, diamo gli ingredienti. Vabbè. Perfetto. Allora a questo punto però preparatevi perché senza la sigla non si va da nessuna parte. Chissà quanti di voi, Golden Chef all'ascolto, si saranno chiesti, ma pan di Spagna perché? Abbiamo fatto questa ponderosa... Uno se la sarà chiesto, secondo due, me. Due. Esatto, questa ponderosa ricerca e abbiamo scoperto che tutto è partito da Genova, parliamo di intorno al 1700 e qualcosa, partito da Genova, passato attraverso Parigi e poi si sono stufati di fare questo viaggio lunghissimo, si sono fermati in Spagna e hanno detto, beh, considerato che è venuta fuori una roba così buona, facciamo finta che sia un omaggio per i reggenti spagnoli. Ti è piaciuta la mia versione? Vero. Allora, pan di Spagna, già tutto pronto, maître? Sì, uno come e sempre, due. Lui esatto. È schematico. Oggi facciamo un pan di Spagna, come si diceva prima, fa parte comunque della tradizione italiana, sì. Perciò sicuramente è alla base di tanti dolci. Certo. Ok. Perché ho detto semplice, sì. Avrei prodotto semplice da eseguire, sì, ma non facile, esatto. Non facile. Ah, cioè, ecco, come concezione comunque non è così... complicato, basta seguire alcuni passaggi, sì. Ma vedremo okay. Che oggi... E comprarlo fatto come fa Cristina. Adesso, per quale motivo demonizzare chi come me non sei molto bravo? Allora, no, sì. Non è facile il pan di Spagna, secondo me. Se comprare il pan di Spagna, vuoi comprare il dolce fatto, è finito. Vengo no? Direttamente da D&G Patisserie scusa, parliamo a questo punto. Assolutamente. Allora, però c'è questa bellissima linea che è già pronta. Cosa dite? Avete voglia che ci prendiamo un pochino per sì. Tempo? Vado a dare sì. Anche già i consigli. Sai che se non ti sposti ti arriva da sola la lavagna. Io mi sposto. Vedi tu? Ok. Allora, per fare il pan di Spagna come lo faccio io, ma ha copiato Denis Dianin, il nostro maître pâtissier, vi servono 500 grammi di uova, 300 grammi di tuorli, 500 grammi di zucchero, guarda che sento che mi stai guardando, un baccello di vaniglia, 500 grammi di farina, 200 grammi di fecola e 150 grammi di burro affuso. A parte gli scherzi, se imparerete a fare questo pan di Spagna avrete risolto milioni di ricette, amiche e amici Golden Chef. È vero o no? Assolutamente ecco. Sì. Che poi anche lì il pan di Spagna si divide in vari sì, componenti. Sì, ce ne sono tante tipologie. C'è solo con le uova, c'è solo con la farina, c'è con la farina la fecola, c'è con l'albume montato a parte e poi unito nella montata, insomma ce ne sono di ma anche diversi. Per quanto pesante è la pesantezza? Sì, per la pesantezza assolutamente. In base anche poi alle preparazioni che noi andiamo a fare assolutamente, poi. Ah, quindi dipende da quello che sarà, certo. Diciamo l'idea del dolce finale, può essere più o meno soffice, più o meno pesante. Perché il design sì. Per esempio di solito va fatto un pan di Spagna abbastanza pesante e con un esatto più compatto. E quindi, benissimo. Però... di fatto i pan di Spagna sono tanti, abbiamo portato via... Cioè abbiamo messo quello che è un po', diciamo così, un tra virgolette classico, anche se c'è l'aggiunta del tuorlo in più rispetto sì. Al pan di Spagna classico, che non si trova normalmente tuorlo e uova, in questo caso è così, e la ci funzione... sono delle piccole accortezze da portare, però... come si diceva, una cosa non così complessa. No, infatti, non complessa, però insomma, seguite le lezioni di pasticceria di oggi perché davvero diventerete imbattibili. Anche perché comunque, ripeto, è alla base, se ci pensiamo, di tutte le tipologie di dolci. E volevo chiederti... Cioè dopo si può fare alto, si può fare steso, sottile, cioè dopo puoi dare varie tipologie. Certo. Ma di fatto il pan di Spagna è alla base di tutto. La funzione in questo caso dell'aggiunta di una massa così grande, cioè importante di tuorlo,
e non solo uova intere. Alla fine cosa mi va a dare? Mi dà una struttura sicuramente più corta, perciò comunque sicuramente mi dà della sofficità, mi dà dell'umidità all'interno. Più corta si sì. dice in gergo? Sì. Più corta, sì. Vabbè, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Benissimo, e sentite, io farei una cosa, visto che ci sono dei consigli importanti, passerei la linea alla pubblicità. Due chiacchiere in cucina appena iniziato, piazzatevi con carta e penna eventualmente, ma non dimenticate che se per caso doveste perdere la puntata di Lezioni di Pasticceria di oggi, c'è sempre il canale YouTube, basta che vi iscriviate e la troverete disponibile in qualsiasi momento e la rivedrete finché non diventerete più bravi di Denis Dianin. A tra poco. Lezioni di pasticceria, finalmente ci siamo e si va alla grande a incontrare quella che è la linea. Preparata dal maître pâtissier e dalla nostra Ilenia Bazzacco. Denis Dianin, abbiamo Eccoci bisogno qua. Che tu ci dia delle delucidazioni? Sì, appunto, ho visto la ricetta che presentava due tipi appunto di diamine. Se io direi facciamo un po' un punto della situazione, intanto ricapitoliamo quelli che sono gli ingredienti. Sì. Perciò abbiamo uova, perciò quando parliamo di uova intendo tutto l'uovo. Perciò il tuorlo e l'albume, perciò uovo intero, in questo caso parliamo di uova pastorizzate, sì. Come per il tuorlo, ok? Si possono trovare varie ricette solo con le uova o solo col tuorlo, vi dicendo. Ricordiamoci che il pan di Spagna rientra nella categoria cosiddetta, è una schiuma d'uovo di fatto, perciò è molto importante ad esempio come si monta e soprattutto a quale temperatura andiamo a montare la struttura. Okay. Perciò una delle prime regole o comunque delle prime cose a cui prestare attenzione è ad esempio non utilizzare delle uova fredde o particolarmente fredde. Perché altrimenti fa fatica a ingombrare l'aria, perciò fa fatica comunque a crescere di volume e resta resta un po' meno spugnoso, meno. C'è meno aria dentro. Meno aria dentro, assolutamente. Perciò la temperatura è fondamentale. Consigliate temperatura ambiente. Sì, sì, questo sì. E se sono pastorizzate, pastorizzarle. In questo caso è un prodotto che poi va in cottura, perciò okay. Il problema ce l'ho minore. Tutto il più andare comunque a stemperare quello che è eventualmente il prodotto, perciò unire magari uova, tuorlo, uova, in questo caso zucchero, andare a intiepidire il microonde miscelato insieme e poi andare a montare. Altrimenti bisogna avere accortezza e lasciare montare un po' più tempo. Quindi si riscalda con l'azione appunto della montata. Allunghiamo sicuramente i tempi. Poi abbiamo la parte aromatica che è data in questo caso dalle baccelli di vaniglia. In questo caso mia colpa, doveva essere un limone ma si è trasformato in un arancio, però va bene. Ma perché quei riflettori è la parte aromatica, comunque ci sta, va bene, ci sta, assolutamente, comunque la parte aromatica va benissimo. Abbiamo la parte di zucchero, ok, poi abbiamo, in questo caso qui, abbiamo la parte di farina, questa è una 00, debole, perciò quella che normalmente si utilizza per far frolle e quant'altro, perché non devo avere delle strutture poi gommose e via dicendo, e in questo caso della fecola. In questo caso possiamo arrivare a fare metà fecola, metà farina, possiamo mettere solo farina, e vi dicendo cosa mi cambia. Bravo, la fecola è un qualcosa che mi va comunque a frammentare il prodotto all'interno. Frammentare. Perciò comunque me la frammenta, perciò ha una struttura che cambia completamente, diventa meno comunque gommosa, diventa più... mi dà la sofficità, ma allo stesso tempo non mi crea un'estrema resistenza. E soprattutto ricordiamoci che il pan di Spagna, lo scopo del pan di Spagna è avere una elasticità corretta, dovrebbe avere la capacità di assorbire i liquidi e trattenere i liquidi, perciò può essere, non so, deve fare un tiramisù, deve bagnarsi bene, deve avere trattenere molto, tanto è vero che se un pan di Spagna è fatto correttamente io dovrei riuscire a prendere quel pan di Spagna, metterlo dentro a un liquido, anche dell'acqua, dovrei essere in grado di prenderlo, strizzarlo, una spugna, rimetterlo dentro e dovrebbe rigonfiarsi, non si dovrebbe spappare. Okay, perciò quello già lo si vede. Ad arrivare a quello. E poi come altro ingrediente abbiamo in questo caso una piccola aggiunta di burro che mi va a dare una parte aromatica, ma mi dà quella parte di untuosità che può servire. Burro che abbiamo, scusami, ammollato. Sì, abbiamo in questo caso fuso. Esatto. Non è indispensabile, nel senso che
lo metto o non lo metto è sempre quello discorso, se c'è la differenza c'è, okay. Però se non lo metto non è che vado a peggiorare il prodotto, ottengo un prodotto diverso, ottengo un prodotto con una struttura leggermente diversa. E non mi va a sbilanciare no, assolutamente, nella dose, assolutamente quindi è influente nella bilanciatura poi dell'ingrediente. Molto okay. Bene, io direi partiamo. Ecco. Allora intanto facciamo prima cosa, che è la cosa importante. Ok, andiamo a prenderci la nostra farina. Ok. La nostra fecola. Faccio io. Se vuoi prendere anche la farina, grazie. Ok. La versiamo dentro il contenitore. E facciamo la versione sia con la fecola che la farina doppio zero. Sì, esattamente. Metto tutto insieme. Sì. In questo caso qui lo andiamo a miscelare. Sì. Ok, perciò una cosa importante, ricordiamoci che abbiamo due polveri che sono comunque diverse, polveri in questo caso farina e fecola, sì, che sono comunque diverse tra di loro e hanno dei risultati diversi e devo avere un'uniformità all'interno del prodotto. Certamente. Perciò è importante prima miscelarle e poi, setacciarle. Okay. Setacciarlo perché lo setaccio, lo vado a setacciare per evitare intanto grumi, certo, che si formano, certo, all'interno, ok? Ma soprattutto anche per uniformare la distribuzione delle polvere stesse. Ah, ecco perché. Sì, okay. Sì, certo. Beh, un bel metodo, insomma. Al di là di quella che era la mescolatura che avevamo iniziale. In questo caso qui, non so se si vede, ci sono dei puntini all'interno, perché stiamo utilizzando invece che una 00, ecco, una tipologia 1, perciò una parte, diciamo così, cruscale all'interno, una piccola, ecco, che mi dà la parte aromatica e vi dice... Quelle macchioline scure che state vedendo. Sì. Io non lo so se i nostri amici da casa abbiano notato questa particolarità, ma non c'è il lievito nel pan di Spagna. Ma allora, il pan di Spagna di fatto non è un prodotto lievitato, il lievito non serve, cioè è un prodotto che comunque alla fine non rientra tra i prodotti lievitati. La struttura è una montata, come si diceva prima, la schiuma d'uovo, sono i liquidi e l'uovo e durante la cottura che mi dà la crescita. Ma il lievito... molti appunto, c'è sempre questa diatriba appunto tra lievito sì e lievito no. Ma io personalmente c'è chi lo usa. Allora in qualche struttura del lievito chimico, perciò sì, parliamo di lievito, quello chimico che agisce, sì, per mezzo della temperatura e dell'umidità del prodotto, mm-hmm, perciò certo, il cosiddetto backing, sì, ok? E che non si da non confondere con il lievito di birra, perché non è un lievito, può aiutare, però magari in strutture un po' più pesanti, ma in un pan di Spagna se fatto correttamente non ce n'è. Quindi la riosità che ha è la sua naturale, senza bisogno, sì, di lievito. Benissimo. Perciò, scusami, l'ha setacciata due volte comunque tu, ecco, brava, giusto? Stavo per dire, proprio per un discorso, brava, bravissima, wow, all'attenzione. Qualcosa anche allora, tu stai imparando? Sicuramente per un discorso di uniformità, di distribuire, sì, sicuramente meglio le farine tra di loro, sì, perciò per avere un'uniformità del prodotto, setacciandola due volte, sono riuscito a distribuire le farine nella o comunque maniera perfetta, precisa, sì, possibile. Assolutamente sì. A volte non basta solo il semplice mettere in un contenitore i due prodotti e miscelare, perché non avrò mai, certo, l'uniformità, sì, perciò sicuramente due volte. È una cosa che a casa si può fare perché penso che un setaccio non, sì, e poi non porta via mezz'ora, porta via pochi minuti. Poi, quindi, altra soluzione, se uno vuole stare lì a setacciare con setaccio, vi dice, sì, non è una quantità, un cutter, un robot da cucina, così, sì, quella lama si mette dentro, si fa girare, siete nello stesso risultato. Senza nessun problema, benissimo, ma comunque penso che un setaccio ci sia. Perciò partiamo con le nostre uova, sì, possibilmente temperatura ambiente, comunque fatti intimidire un po' prima. Ok. Tanto se dobbiamo fare il pan di Spagna magari lo sappiamo, perciò scusate, abbiamo tempo, certo, di prepararlo. Ma quanto prima le uova fuori dal frigo? Ma l'importante è che non siano fredde, perciò... Mezz'oretta? È sempre... Mezz'oretta? Sì, va bene. A parte che nei supermercati comunque le uova non sono nella sai zona sai che è una frigo? Cosa? Hai fatto bene a dirlo, Ilenia. Però quelle pastorizzate sì. Hai fatto bene a dirlo? Quelle pastorizzate sì, ma certo, le uova, tu le compri al supermercato, non okay, sono mai... Intanto io inizio a far partire queste. Quindi solo l'uovo intero. Iniziamo, in questo momento partiamo con l'uovo e iniziamo a farlo schiumare un po'. Ok. Ok? Poi aggiungere il nostro zucchero, ma prima vado a prelevare la parte aromatica che la mettiamo già qui dentro. Perciò in questo con caso zucchero doveva essere un limone, non l'avevo fatto una lancia, ma che comunque però ci sta, hai detto ci che sta è assolutamente. Giusto? Cioè, ci sta, una parte, comunque una parte aromatica. Sì, io l'adoro poi il pan di Spagna all'arancia. Ok, poi altra cosa importante, come l'abbiamo già detto nella puntata precedente, quando mi ha fatto quella alle mele, che era quella di usare lo strumento sempre tenendo l'agrume verso il sotto, lo strumento, certo, così
riesco a vedere quello che grattugio e non vado, certo, a portare via la parte bianca che è quella che mi dà l'amaro, ma riesco a dominare. Che poi non è, noi, per noi sembrano cose magari inutili da sottolineare, e invece chi lo usa le prime volte, non solo chi lo usa le prime volte, o comunque si grattugia così. Ci sono professionisti, okay, che, sì, possono assicurare. Però grattugiando così, hai visto, ho già grattugiato un po' troppo e non va bene perché non riesco a vedere, sì, non, certo, vedo quello che faccio. Quindi limone, un'arancia e poi questa, come si chiama questa grattugia, da è una microplane, come diciamo l'azienda che l'ha, quella più nota, però è una grattugia, ormai si trova microplan o plane, coltellino per incidere il baciano di vaniglia, ok. Annina, il coltellino, quello di ceramica, non ti preoccupare, guarda, facciamo bene quello, usiamo, okay, questo qui un po' più grosso, non c'è, sì, problema, ci si adatta, guarda. Quindi abbiamo adesso, perciò appiattiamo la nostra vaniglia come sempre, sì, insegnato, la andiamo a incidere. Scusa, non so se si vede all'operazione con la scatola davanti, perdonami. Grazie, sai? No. E vado a togliere i nostri semini. I semini, eccoli. Che non sono impurità, cioè tanti. Eccolo qua. Non sono, okay, impurità, sono sono proprio semini. Esatto. Ecco. Questa, anzi, è una proprio oro. Sono proprio quelli che servono. Sì, che però la parte tanti, aromatica, sai, c'è sempre quello che dice: sì, ma mi sporca il pan di Spagna con i semini. No, anzi. Vuol dire che ci sono, c'è la vera vaniglia. Infatti è un valore aggiunto, quindi. Sì, diciamo, una delle problematiche di un tempo era proprio quando si faceva la crema, i primi che iniziavano con la crema, ne venivano fuori tutti i colori, c'è, sì, la cenere, vi è caduto, esatto, qualcosa dentro. E invece in realtà vedere i puntini dentro una crema oggi è un valore aggiunto, perché, certo, uno sa, soprattutto col costo che ha la vaniglia, che è ad oggi importantissimo. Chiaro, chiaro. Magari evitare la vanillina, ecco. Sì. No? In questo caso qui, zucchero e la parte aromatica, limone, arancia, che, okay, sia, con la vaniglia. Le andiamo a inserire dentro. Ok. Molto e bene. E continuiamo la nostra montata. Ok. Quindi la velocità non hai anche subito, abbastanza sostenuto. Subito però partiamo piano, così è possibile, sì, che le bollicine siano un po' più piccole. Allora, quindi in realtà la cosa importante è quella di iniziare a far schiumare un pochettino, okay, poi mettere lo zucchero. Si può partire anche con lo zucchero subito all'inizio se la nostra massa è abbastanza tiepida. Se invece è fredda, vi dicendo, consiglio a farlo montare leggermente, okay, poi si mette dentro lo zucchero, avete visto subito dopo poco, insomma. Okay. Su quello che vi dicevo sul pan di Spagna, ha un tempo abbastanza lungo poi per essere comunque montato. Diciamo che la montata più o meno un quarto d'ora dovrebbe durarla tutta, okay, per avere una bella struttura, sì. Noi avendo comunque anche dei tempi tecnici, certamente, da rispettare. Beh, acceleriamo un po' i tempi, voi segnatevi un quarto d'ora, sì, diciamo che almeno nel momento in cui ha iniziato a montare bene, che inizia a prendere la struttura, ok? Vale la regola che la massa deve almeno triplicare dalla quantità di, sì, partenza? Più o meno, sì, più o meno all'incirca, sì. Allora facciamo, okay, così, in attesa del quarto d'ora. Beh, guarda, io nel frattempo inizio. Ecco. A montata, quando ormai ha già preso comunque struttura. Sì. Riusciamo con la telecamera dall'alto a far vedere se la. Si riesce? Sì. No, la giro meglio così. No, ma penso possa bastare. Adesso vediamo, okay, Andrea Barbato. Che cosa. Inizio a versare, sì, all'interno il tuorlo. Questo è il tuorlo. Sì, e continua a montare. Perfetto. Perciò adesso noi possiamo andare avanti con quello che dobbiamo andare avanti. Allora, bravo, perché adesso arriva il nostro amico, il dottor Antonio Corsano, l'allergologo nutrizionista, perché è sempre importante sapere che cosa si mette in tavola e che cosa mangiare. A tra poco. Avete sentito parlare molte volte da Ilenia Bazzacco dei polifenoli, ma lei ne parlava dalla parte della chef, invece il nostro allergologo nutrizionista, il dottor Antonio Corsano, ce ne parla come divulgatore. Certo. I polifenoli, spieghiamo bene di che cosa si tratta. Sì, sono delle sostanze che noi introduciamo con gli alimenti e che hanno un effetto fondamentale nel contrastare l'effetto negativo dei radicali liberi. Sì. Ecco, i radicali liberi, anche questo è un termine abbastanza comune.
comune, conosciuto, sì. Le persone diciamo, ne sentono parlare spesso, possiamo dire che sono il frutto del metabolismo delle cellule, quindi lo scarto diciamo, delle cellule, che in qualche modo, se non vengono contrastati dagli antiossidanti, e quindi i polifenoli li definiamo anche sostanze antiossidanti, sì. Perché vanno a contrastare proprio l'effetto negativo dei radicali okay. liberi. E quindi è importante che noi introduciamo una quantità giusta di queste sostanze, proprio per mantenere un'efficienza e una fisiologia nell'ambito del funzionamento cellulare. E quindi hanno anche un'azione, non dico che ringiovaniscano, però intanto credo anche antitumorale. Certo, cioè, penso che poi si arriva anche a quei livelli, però diremo certo. Che nell'ambito qui lo diffondiamo un po' sì. Per tutti, sì. Per migliorare il nostro benessere certo. Fondamentalmente. Chi si mantiene anche giovane. Esatto, fine, no? Quindi questo è utile. E dove li troviamo? Questo, esatto. Bravo, perché questa è la cosa che tutti questa a casa si stanno chiedendo. Dove li troviamo, quindi, Antonio? Intanto i polifenoli sono sotto classi molto diverse, sì. Che qui non staremo. Quindi c'è nel vino rosso, per esempio. Che fa molto bene. Ci sono quindi. Le mirtilli, ci sono in certo. Alcuni frutti e verdure, fondamentalmente. Sì. Sì. Nelle erbe aromatiche. Ecco perché ultimamente si sente molto parlare di quanto bene faccia certo. Utilizzarle in cucina. Sì. E poi variarle, fresche, sempre fresche. Sì, sì. Anche la verdura e la frutta, evidentemente dobbiamo capire che quando il medico dice frutta e verdura di stagione è fresca, sì. in realtà sottintende anche il fatto di utilizzare anche queste sostanze che sono più alte sicuramente nella frutta appena raccolta e quindi che ha avuto che è viva ancora sì. Rispetto alla frutta conservata, la frutta invece che in questo caso sono sostanze che decadono anche velocemente. E quindi andresti a mangiare solo delle fibre, esatto, poi, senza, no? avere queste proprietà. Quindi che cosa consiglieresti, visto questo che stiamo facendo di avere, divulgazione? Proprio di avere, intanto introdurre le erbe aromatiche come una, diciamo, sono molto buone. E mangiare frutta e verdura di stagione, fresca che possibilmente non locale, strada, esatto, locale, che, sì. perché è la condizione fondamentale per avere le quantità giuste di polifenoli. Fantastico, mi piacciono i polifenoli e penso che piaceranno anche Ilenia Bazzacco. Infatti adesso devo tornare in cucina, ti lascio, dottor Antonio Corsano, ma lo ritroveremo prestissimo. Alla prossima, grazie. Cari Golden Chef, è tornata a trovarci nel nostro salotto buono di Due Chiacchiere in Cucina, una vecchia amica oramai, Silvia Rasi. Ciao Silvia. Ciao Cristina. Responsabile marketing e comunicazione di Silicon Mart. Esatto. Un marchio importantissimo per chi, amatore, semplice appassionato, semplice curioso in cucina, di sperimentare con tutte le formine silicone, oppure professionisti, insomma, è una sorta del paese del Bengodi, vorrei dire. Assolutamente. Diciamo che chi entra nel nostro paradiso scopre un mondo e l'imbarazzo della scelta è tanto che poi non torni mai a casa soltanto con un unico prodotto, certo. Ma addirittura anche 10-15 prodotti, quello che un po' la fantasia comanda, ecco, al momento. Per quanto riguarda, ne avevamo già parlato nella tua ospitata, se ti ricordi, a Due Chiacchiere in Cucina, ai fornelli, la qualità del silicone che Silicomart propone, parliamo di un'altissima qualità, sì. Ma non per questo, diciamo, il prezzo non è accessibile, anzi, no, assolutamente. Perché voi garantite un prodotto che ha superato vari esami e che li ha ovviamente brillantemente superati. Certo, allora il nostro è un prodotto, come scriviamo e come diciamo da tantissimo tempo, ormai sono 15 anni, che è un prodotto made in Italy. Noi abbiamo la nostra sede qui a 10 minuti dai vostri studi, esatto. È un prodotto che... A 10 minuti da Padova, da perché Padova, per saperlo, esattamente. Certo. È un prodotto che viene creato, confezionato e stampato ovviamente nella nostra struttura, ecco, quindi è 100% made in Italy. Assolutamente made in Italy e insomma anche chilometri zero, possiamo assolutamente dirlo. Sì, perché poi noi amiamo sviluppare tutto all'interno della struttura. La struttura è fondata dalla proprietà Dario Martellato. Salutiamo. E lui caparbiamente in tutti questi anni ha voluto rimanere proprio ovviamente nella sua terra per portare avanti questo progetto di sviluppo e di capire che appunto lo stampo poteva diventare
trovare un prodotto innovativo da inserire in cucina, e ha avuto ragione, perché adesso i numeri parlano e anche la qualità del nostro prodotto viene riconosciuta non solo nel pubblico, diciamo, amatoriale, ma anche nel pubblico professionale. Abbiamo i nostri successi. Una cosa bella che mi avevi raccontato tempo fa, Silvia Rasi, è che avete proprio anche i professionisti che vi hanno chiesto nel tempo: io mi occupo di pasticceria, io faccio pizze, perché non mi fate un prodotto che mi servirebbe con questo tipo di caratteristiche? Quindi avete anche una sorta di elasticità da questo punto di vista. Sì, il nostro punto di forza è quello anche di avere un comparto di ricerca e sviluppo all'interno dell'azienda, per cui molti dei professionisti, in questo caso più pasticceri, che spesso partecipano a delle competizioni internazionali, certo, devono sempre arrivare con qualcosa di nuovo e di innovativo, e hanno trovato in Silicomart la chiave e l'azienda che è in grado di produrre un po' quell'innovazione, per cui arrivano, propongono un po' di progetti molto interessanti, poi c'è tutta la fase di sviluppo, e devo dire che le varie collaborazioni con campioni del mondo ha portato a frutto degli stampi estremamente interessanti, ma soprattutto di successo. E che fossero competitivi, perché poi parliamo di gare e di conseguenza sono molti i professionisti che hanno vinto queste gare, sì, grazie anche a Silicomart, giusto? Sì, 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 infatti per noi è anche un onore, perché anche attraverso questi professionisti che hanno vinto possiamo portare in giro il brand Silicomart in tutto il mondo, quindi non soltanto nel nostro mercato Italia, ma anche all'estero, in Europa e in tutto il mondo. Ecco, noi ti ringraziamo, Silvia Rasi, ma non finisce qui, perché c'è un'altra avventura parallela, una specie di spin-off del marchio Silicomart, che si chiama Hangar 78. Noi adesso andiamo in cucina, ma ti rivoglio qui, Silvia Rasi, spero quanto prima, va bene? Assolutamente. Grazie. Ci sarò. Grazie. Grazie a voi. Siamo ritornati in cucina, due chiacchiere in cucina. Chi ci stesse seguendo, magari appassionati, astrofili di astronomia, si starà chiedendo: ma la planetaria è la moglie del planetario? Questo non si può andare, no? Va bene. Mi ero preventivamente messa di schiena, perché sapevo che sarebbe arrivata la... Vabbè, tu fai tanto la spiritosa, la risposta è? No. Oh, basta, tutto qua. È sua sorella. Ok, scusaci, ma veramente. Denis Dianin, lezioni di pasticceria, si ritorna, ovviamente siamo a buon punto. Tu non faresti così? Sì. Io ho una voglia di infilare sto dito, ma ho paura di perderlo, perché insomma stiamo parlando... Noi abbiamo fatto proseguire... Del pan di Spagna. Abbiamo montato, come si diceva, sì, prima, le uova con lo zucchero, la parte aromatica, sì, abbiamo scelto il tuorlo, sì, abbiamo lasciato andare questi 15 minuti, okay, perciò abbiamo una bella struttura, bella schiumosa, che poi è aumentato molto bene. Bella, a questo punto andiamo a inserire la farina. Ci sono due metodi per inserire la farina. Sì. Una è, come spesso avviene, e si fa direttamente a mano, perciò si ferma la macchina, si versa la farina e si amalgama a mano, ah, oppure con la giusta accortezza fermiamo la nostra macchina, sì, ne prendiamo circa la metà, ricordiamoci che non è tutta la farina, è feccola, certo, farina, misto, ne mettiamo circa la metà, sì, feccola è doppio zero, che praticamente è stata okay, sei tacciata due volte. Allora, sul debole non c'entra la zero, doppio, sì, zero, zero. Okay. Questa cosa qui era addirittura uno. Ecco. Facciamo andare, sì, a velocità 1 la macchina. Al minimo della, okay, velocità. Appena la farina è andata giù, vi diamo veramente un attimo, ah, ok, per distribuirla. Sì. La riabbassiamo nuovamente. Ah, il trucco! Bello! Ok. La rifermiamo. Sì. E quindi la seconda. Mi raccomando, la fermiamo, perché se facciamo la farina sta girando forte. E non ho capito perché stai guardando a me. Perché guarda a me? Non ho capito. Perché pensi che io avrei fatto una cosa così? Sì. Volevi assaggiare, certo, con la macchina in movimento. Cioè. Rimettiamo a uno. Piano, facciamo... come prima. Scendere. Ok, scendere. Poi pianino si aumenta la velocità. Gli diamo un colpo abbastanza veloce, solo, certo, per distribuire la farina, soprattutto che si ferma verso nel bordo, vedi? Che lo riprende. La facciamo molto girare. Bene. Mi è piaciuto molto, regia, quello che ho visto. Molto bello. Okay. Una bellissima ripresa dall'alto. Che così è molto chiaro anche la proprio l'aumento. Poi dobbiamo unire il nostro bulo. Eccoci. Okay. Se vogliamo
In realtà dovrebbe essere, no, guarda, cremoso. L'avevamo sciolto, ma sì, non è una giornata oggi proprio di quelle calde, perciò sì, si è addensato. Vuoi che te lo No, no, va bene. Per inserirlo, quello che io consiglio è prendere una piccola parte di pan di Spagna, per sale, e riuscire a creare più o meno la stessa cremosità prima. Se io faccio così, ma non solo con il burro, ma qualsiasi altra cosa liquida che, devi che devo inserire in una struttura schiumosa, se ne prendo un po', tipo, non so, sei presente quando si fa con la gelatina animale, la benedetta quella di pesce, che si scioglie, che dopo la trovi che poi la devi, un... che si scioglie, che dopo la devi unire, ricordi la lezione sulla bavarese che abbiamo fatto? Si prende un po' di bavarese, si va a unire, in modo tale che abbiamo due strutture simili. Certo. Quando io ho una struttura che è schiumosa, come questa, vedi? Vado a inserire il mio burro all'interno, riesco ad amalgamarlo senza impazzire. Senza nessun problema. Come dicevi questo tu, ma vale per tante cose, non solo pan di Spagna. Il materiale su un lato, praticamente. Ok. Certo. E si riparte. Ma lo amalgamo. Il fatto di non lavorare troppo questa, a questo punto di farina e montata è anche per non sviluppare la maglia glutinica della farina? O non c'entra niente? Sì, no, ma qui è una lavorazione talmente base che comunque non vai a creare. Già la farina è una farina debole, perciò... Peccato che non abbiamo bambini che girano, perché se davamo ai bambini la possibilità di cicciare la frusta. Ecco, adesso, è il compito dei bambini di solito quando si preparano. Adesso subentra il secondo step, sì? Che è quello più, se così vogliamo dire, forse in alcuni casi delicato, cioè dove andiamo a cuocere il nostro pan di Spagna. Ecco. Ok? Dove andiamo a cuocere il nostro pan di Spagna? Qui subentrano varie opzioni. Ok. Passati, è questo? Sì. Possiamo, come abbiamo fatto in questo caso qui, utilizzare un anello, che può essere più grande, più piccolo. In questo caso qui, noi in questo caso qui abbiamo anche sempre per motivi di tempo, abbiamo cercato e facciamo vedere come vengono fuori. Certo. Però in questo caso qui abbiamo preso così, perciò un classico anello, imburato, oppure la classica tortiera. Sempre imburrata. O una tortiera come ce ne sono qua che vedevo prima, per esempio. Queste di silicone. Di silicone in silicone, va benissimo, in base alla forma che voglio andare. Ma, insomma, oppure, diciamo che... anche con questi. Bellissimi, anche questi in silicone. In silicone. Con questi qui tranquillamente, sono il silicone, è un gran bello strumento, l'unica magari accortezza è che per smodellarlo e togliere il pan di Spagna devo, innanzitutto io consiglio per chi ha l'abbattitore a casa, utilizzarlo, perciò come esce dal forno subito raffreddarlo in positivo. Certo, che diventa più facile estrarlo. No, ma soprattutto riesco a mantenere l'umidità dentro, perciò un pan di Spagna sicuramente molto più soffice, molto più buono e soprattutto... resta anche più saporito, perché se noi non abbiamo l'abbattitore a casa potrebbe essere una soluzione in freezer? Sì, potrebbe essere, perché gli do del freddo, però attenzione, è la domanda, perché che... rischio di fare un po' di rovinare il cibo che ho dentro, scongelare, esatto, vado a scongelare il resto, a meno che tu non abbia anche il prodotto caldo, quelle piccole, anche il prodotto caldo direttamente in frigo dove ci sono altri prodotti crea sbalzi agli altri prodotti, perciò non va bene. Ma per esempio ho un'amica a casa che ha un frigo con la celletta freezer che utilizza apposta solo per quello, ecco, allora sì, però in quel caso lì anche un'altra soluzione potrebbe essere quella: una volta che l'ho fatto raffreddare tutto il pan di Spagna lo posso mettere a in congelatore, lo congelo e poi lo sformo dallo stampo, ok? Come una volta che è congelato lo posso tenermelo via congelato e lasciarlo nel momento del bisogno, chiuso, impellicolato, in modo magari lo mettiamolo vicino al pesce o il trito di aglio magari che anche in congelatore proprio quelle piccole accortezze, l'aglio abbiamo rende. Messo un mestolo qui da qualche caro, eccolo là, benissimo. Di solito abbiamo tutto, poi magari mi chiedi qualcosa che non abbiamo. Cioè in questo caso qui ecco. Andiamo a versare per tre quarti dell'altezza all'interno del nostro stampo. Sì. Adesso noi abbiamo la teglia del forno, tra l'altro che non è perfettamente dritta e quindi abbiamo l'avvallamento. Sì, beh, ma non niente di che. Vedi come si vede la vaniglia, si vede anche l'arancio. È quello che è bello, secondo me. Sai che è una bella scelta l'arancio? A parte che, come dicevamo prima, Ile, tu e io amiamo molto l'aroma dell'arancio. Spettacolo, guardate. Ecco, queste sono le formine in silicone. Insomma, diciamo che
grazie a Dennis Dianin. Possiamo mettere dentro questo. Perfetto, intanto. Quanto? Sì, certo. E poi ne verso nella classica tortiera. In questo caso qui andiamo a 100, dipende molto dal forno, sì. Ok? Perciò come dicevo le altre volte dipende molto e molto veramente dipende dal forno, perciò non so se è possibile di decidere anche una ventilazione o se è solo ventilato. Ok, però più o meno insomma. Però in base a come conoscete poi il vostro forno, se certo. È più o meno aggressivo, da stare intorno ai 100. Tra i 170 e i 180 gradi, okay. Il tempo dipende sempre dalla grandezza. Per una tortiera da 22-23, 40 minuti? Sì, mezz'ora 40 perfetto. Minuti. Circa. 170-180 gradi. Anche qui lo riuscite a sentire quando l'andate a toccare, perciò quando ha gonfiato, sì. Si va a toccare sopra con la mano, sentite se è bello compatto o comunque se vi cede il centro, sentite, avete la percezione se è ancora crudo. Certo. Lo sentite se è bello uniforme, basta toccarlo un torna attimo, su, riuscite a sentirlo, ok? Mettiamo dentro anche questa, sì. Visto che tanto avevi la griglia. Una cosa volevo chiederti, adesso noi abbiamo aperto il forno per... Non succede... Ecco, hai già capito, perché tanti dicono per i primi 20 minuti assolutamente non aprire il forno. Allora, è vera questa teoria? Solo per alcuni prodotti magari, allora, in realtà no, non abbiamo grosse problematiche. Per alcuni prodotti deve crearsi comunque dell'umidità all'interno, ok? Perciò si forma comunque del vapore, vi dicendo, che mi aiuta magari a far crescere alcuni prodotti, alcuni sì, alcuni no. In pasticceria dice a valvola chiusa, a valvola aperta, esatto. Perciò alcuni prodotti ho bisogno di farli asciugare, certo. Altri invece ho bisogno di mettergli l'umidità, principalmente sì. Per quello. Sì. Sicuramente con un forno da casa, che è un po' meno prestante, bisogna avere qualche attenzione in più. Però. Certo, però la velocità con cui infili in forno, anche la teglia, non penso che abbia... Perché magari si abbassa un po' la temperatura, però se oggi il problema non ce l'abbiamo. Assolutamente, a parte che già io noi faccio le domande, quelle un po' da casalinga, capisci? No, anzi è importantissimo, lezioni di pasticceria servono proprio a questo. Noi vi diamo appuntamento tra poco, consigli di pubblicità per voi, due chiacchiere in cucina, ritorna. Va bene, non vi dico lo stato d'animo e soprattutto le papille gustative in studio. La tristezza di dover aspettare altri 10 minuti prima di assaggiare, non è vero, perché ho già assaggiato. Fantastico, Dennis Dianin, veramente, maestro patissier. Adesso, noi sapevamo già che tu sei un grande nelle cose di pasticceria e capiamo anche il perché tu abbia ricevuto, continui a ricevere premi su premi, fantastico. E abbiamo insomma oggi, come posso dire, sviscerato quelli che sono i segreti del pan di Spagna. Che posso dirti? Qui abbiamo una rappresentanza meravigliosa di prodotti. Qui abbiamo una rappresentanza di quelli che sono dei prodotti che possiamo andare a fare con il pan di Spagna. Sì. Ne abbiamo approfittato di farne uno su... lo stampo di silicone con la forma di cuore, eccolo qua. Visto che siamo verso San Valentino, esattamente, si avvicina, sì. Questo già può essere un'idea, sì, ok, certo, perciò fatto direttamente all'interno dello stampo direttamente, perciò diventa molto molto carino tagliare da farcire, insomma, dopo da decolare. Poi adesso Andrea Barbato, che ringrazio, il nostro regista, invece sta facendo vedere questo disco che tu hai tagliato in due. Poi questo qui l'ho tagliato in due, pan di Spagna, senti la semplicità del pan di Spagna, sì. E lo stesso pan di Spagna, discutevamo un attimo fa con Ilenia sul fatto che l'abbiamo steso molto sottile, già tondo, ok? Perciò per andare a stratificare i dolci, invece di stare qui a prendere, a tagliare il pan di Spagna, si fa già dei fogli. L'unica accortezza è che qui dobbiamo andare su molto con la temperatura, perciò andiamo a 240-250 gradi per 4 minuti. Così presto. Con la stessa massa che abbiamo fatto prima possiamo anche noi. Sì. 240 gradi per 4-5 minuti. Questo è l'unico, veramente lo sbalzo di temperatura molto alto, pochi minuti, altrimenti lo seccherebbe. Biscottiamo. Ecco. Sì. Anche perché di solito quando vogliamo fare queste stratificazioni è veramente difficile, insomma, fare qui un è particolarmente preciso. Sottile, se vogliamo fare più stratificazioni, certo. Come può essere all'interno, come si vede all'interno di una mignon, perciò le stratificazioni molto sottili. Nella normalità si possono
fare anche più spesse, certo. Perciò uno può decidere lo spessore che vuole. E poi questo, la funzione di questi dischi è anche per sostenere, certo, le varie creme, quindi... Ma anche per la masticabilità del, esatto, dolce, tutto, se no tutto crema stancherebbe. Cioè, il pan di Spagna, diciamo, come si diceva prima, nelle sue varie tipologie di pan di Spagna, perché poi ce ne sono tante tipologie, certo, con l'aggiunta della polvere di frutta secca, perciò con la mandorla, o vicelo, con la nocciola. Noi abbiamo fatto una cure praticamente. Sì, il pan di Spagna classico, però nelle sue varianti, e possiamo comunque, cioè ci serve comunque all'interno anche dei dolci. Anche il cacao. Togliendo una parte di farina. Non ti preoccupare, sì, tesoro. Una parte di farina, oppure lasciando la stessa. Fino che mettiamo in circa il 10% sulla farina, possiamo anche tenerlo. Però posso dire, l'idea di avere già dei mini dischi, mini come sottigliezza di pan di Spagna per l'utilizzo che poi vorrete farne, trovo che sia fantastica, perché anch'io nel mio piccolo pensavo ad affettare la classica, sì, un classico che è magari la mimosa, esatto, no? In questo caso qui abbiamo preso l'abbiamo fatta con la mimosa con le pere e col cioccolato, sì, ok, giusto per dare una variante, certo, però l'abbiamo fatto in una versione moderna, mm-hmm, perciò ha gli strati, perciò tondi all'interno, con la sua crema all'interno, e vi dice, noi facciamo una rivisitazione. E poi, come si vede, c'è il cubettino classico di pan di Spagna sopra. Che è quello fantastico. Bellissimo. Allora, naturalmente, visto che è l'ora, dobbiamo assolutamente lasciare lo spazio. Io devo essere sostenuta comunque, perché sono come una crema che ha bisogno... No, con un bicchiere, per esempio, non saprei quale far abbinare al sommelier. Lui ha appena parlato della mimosa. Sì. Andiamo su quella, crema, cosa dici? Crema, pera. Ecco. E allora io mi sostengo con uno di questi prima che in quei pochi secondi... prima perché l'hai già sostenuto prima. Sta zitto, non sarei mica... Ma... Non dovevi farlo spiare. Ma zitto. Facciamo così, allora, non torta ho assaggiato mimosa, questo. Perché avevamo l'imbarazzo della scelta, però maestro Patissier dice anche lui torta mimosa, con quale vino andrà abbinato? Lo scoprirete vivendo. Restate su dei chiacchiere in cucina. Metà per ciascuno di questi. Vieni. Ciao. Buongiorno Elenia. Ma buongiorno Vito. Buongiorno. Ho visto che avete preparato un dolce meraviglioso. Diciamo che ha preparato. Beh, tu hai contribuito in maniera importante. Ho sostenuto questa sua iniziativa. Sostegno morale, importante. Esatto. Allora, abbiamo la mimosa, pan di Spagna fondamentalmente. Una crema alla vaniglia, poi c'è una pera al cioccolato e poi delle scaglie di cioccolato. Sì. Allora ho pensato un vino del Veneto, naturalmente, un Recciotto di Gambellara dell'azienda Cecchin. L'annata è un'annata importante perché siamo nel 2009. È un vino che richiede una, diciamo così, lunghezza di preparazione, perché dopo la vendemmia si fa un appassimento di 5 mesi, dopodiché si fa la pigia di raspatura e il mosto fermenta in caratelle di legno e sta lì poi anche a finare per un anno, dopodiché viene travasato in un recipiente di acciaio e sta ancora un anno ulteriore ad affinare prima di essere imbottigliato e quindi messo al commercio. L'uva è la Garganega 100%, vedi questo bellissimo colore, chiaramente deriva dall'appassimento, dal passaggio in legno eccetera, però mettiamo il calice sotto il naso. Senti com'è importante il profumo, dato chiaramente dalla concentrazione di tutto. E proviamo ad assaggiarlo direttamente. Dolce, il retrogusto un po' ammandorlato, però con un'acidità ancora ben sostenuta, una bella sapidità. E questo va ad aiutare la parte di cioccolato? Più che altro il cioccolato è la componente dolce, perché il cioccolato mi dà tendenza amarognola. Sì. Quando ho tendenza amarognola, nel vino ho bisogno di dolcezza, perché la morbidezza da solo, in questo caso non ce l'avrebbe. Morbidezza noi intendiamo la glicerina. Certo. Ecco, il residuo, la glicerina è dolce, eh? Non tu lo sapevo. Tu assaggia la glicerina pura e dolce, ma quando c'è residuo zuccherino chiaramente la dolcezza è ancora più accentuata. Quindi in un piatto in cui ho una spiccata tendenza amarognolo ho bisogno di un vino che non solo abbia morbidezza ma abbia residuo zuccherino, dolcezza, e questo ce l'ha.
Cecchini è una casa importante, è un'azienda storica di questa zona, e vedi che magnificenza di colore. Elegante. Elegante, veramente elegante. Ecco. Questo si può abbinare benissimo anche a dei formaggi stagionati importanti, perché la dolcezza è veramente importante. Ah, quindi non solo abbinamento con un dolce, un dessert, ma anche con la parte di formaggi. Certo, perché la sapidità importante che può avere un formaggio stagionato mi richiede ancora una volta nel vino morbidezza e anche dolcezza, se la morbidezza da sola non è sufficiente. Anche un pecorino esatto, di Fossa si può abbinare perfettamente. Volevo chiederti una cosa tecnica. Ho visto che prima, appunto, ti vedevo nelle retrovie della backstage. Trasmissione, esattamente, che tu l'hai fatto respirare, l'hai aperto. Sì, un pochino, sì. Serve per il vino, cioè, quindi è una cosa tecnica? No, relativamente no. Allora, diciamo che ci sono dei vini, per esempio rossi, che hanno fatto un lungo affinamento in bottiglia, 10, 15, 20 anni, possono avere dei residui sul fondo anche molto molto importanti. Allora, in quel caso addirittura io vado a fare una decantazione, trasferendo il vino in un decanter, che mi serve per eliminare i residui presenti nel fondo della bottiglia. Poi l'ossigenazione chiaramente avviene nel calice, perché il vino è a contatto con l'ossigeno, comincia a dare delle note olfattive diverse. Tutti i nostri vini veneti sono sempre presenti nella nostra guida Vinezia online sul nostro sito www.aisveneto.it. Allora, noi facciamo un cin cin su questo tuo grande sapere, che ci trasmette appunto tutte queste nozioni. Noi ci rivediamo tra poco e noi appunto lo riassaggiamo, perché non mi ricordo già più. E così anche l'abbinamento con la nostra mimosa firmata D&G, pasticceria D&G, con il nostro maître pâtissier Denis Dianin, è andato. È rimasta lì la mimosa, non il vino. No, il vino è la prima cosa che sparisce. Io vi ho aspettato per il dolce, il vino purtroppo... Comunque la cosa fantastica è che siate riusciti a prendere nota di come si prepara il pan di Spagna con il metodo di Denis Dianin, il nostro maestro pasticcere. Rifatelo a casa, provate, sì. Se avete difficoltà scriveteci e noi suoniamo il campanello di Denis. No, a parte gli scherzi, ricordatevi sempre di fare vostro il canale YouTube, basta che clicchiate iscriviti, perché così avrete la possibilità di vedere questa puntata tutte le volte che vorrete, perché la spiegazione del pan di Spagna oggi è stata così facile che potrei farlo anch'io. Adesso non vorrei azzardare. Semplice. Semplice ma non facile. Brava. Giusto? Semplice ma non facile. Noi naturalmente ricordiamo il nostro maître pâtissier su Facebook, la pagina ovviamente anche su online, sì, D&G, quindi D&G Patisserie, giusto? Oppure il nome mio, Denis. Ecco. Se volete, ricordate che potete prendere informazioni anche per quanto riguarda la tua scuola, perché tu sei un docente, e quindi c'è la possibilità di diventare dei bravi maestri pasticceri, mentre per quanto riguarda noi, Ilenia... Adesso cosa vuoi? Mi mancano le parole. Sì, esatto. E le trovo io. Dammi tre parole. YouTube, Instagram e Twitter. E noi Facebook. Siamo a posto. Facebook, ovviamente. Certo. Ricordatevi di postare le foto. Mia sorella Roby ha cominciato a farlo. Con tutte le repliche che avete fatto delle ricette a casa. Poi vi prendete tutte le puntate di D&G, appunto, delle lezioni di pasticceria. E poi create il vostro dolce. Vediamo esatto. Cosa ne esce. Esatto. No? Assolutamente. Magari a vostra fantasia, vediamo appunto. Noi vi auguriamo quanto buon bravi. Pranzo. Grazie a Denis. Grazie a voi. È stato veramente un piacere anche oggi. Mi raccomando, restate con noi, perché Due Chiacchiere in Cucina vi aspetta la prossima puntata. Noi restiamo qua intanto. Sì, esatto, a mangiare. Voi ciao a tutti. Sì, grazie.